buonasera, bentrovati nuovamente tutti in piazza, la trasmissione di punta della nostra emittente, l'approfondimento di cultura e di attualità, di politica. Riprendiamo dopo la pausa estiva, una pausa un po' più lunga, ma ovviamente avrete notato nel corso degli ultimi giorni tutte quante le evoluzioni e tutti quanti i cambiamenti della nostra emittente. Riprendiamo con tutti in piazza, nuova scenografia, nuova veste grafica, ma tante tante novità che scoprirete già stasera, ma anche nel corso delle prossime settimane. Ovviamente non parleremo più come lo scorso anno di un argomento specifico, faremo una discussione piuttosto di carattere generale nel corso delle settimane, una discussione che verterà ovviamente sui tanti temi della vita di ogni giorno, che si sviscerano durante la settimana politica d'attualità, la settimana irpina ma anche regionale, e andremo a toccare con i nostri ospiti questi argomenti per entrare nel dettaglio delle varie problematiche, per capirne di più e, perché no, per provare ad avere delle prime risposte. Ovviamente vi vado subito a presentare, come nostro costume, gli ospiti di questa sera. Parto alla mia sinistra dal più vicino, che è il segretario o commissario, poi ci faremo spiegare da lui come è meglio definirlo, della UIL di Avellino, ovviamente Luigi Simeone, buonasera. Buonasera. Ancora il dirigente del Partito Democratico, che recentemente ha presentato un nuovo manifesto nel PD, Cambiare il PD, l'Irpinia del Fare, Franco Vittori. Buonasera. Abbiamo ancora l'ex presidente dell'Unione degli Industriali di Avellino, ma ovviamente noto imprenditore irpino, campano e non solo, e soprattutto anche un esponente politico vicino agli ambienti del Partito Democratico, Silvio Sarno. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. E per concludere il parterre dei nostri ospiti, abbiamo con noi il deputato originario di Frigento, dove è ancora sindaco, Luigi Famiglietti. Buonasera, buonasera onorevole. Buonasera. Ovviamente non possiamo non partire dall'argomento che sta occupando più di ogni altro le pagine d'attualità di politica della nostra provincia, e ovviamente il congresso del Partito Democratico, che si celebrerà tra il 27 ottobre e il 3 novembre prossimi. Partiamo però, prima di entrare nel vivo della discussione, con un servizio in chiave un po' ironica che ha confezionato la nostra collega Maria Stanco. Io direi dalla regia di far partire subito le immagini. Bene, il momento è giunto, spero che il congresso sia un momento di serenità, senza rancori personali che non devono esserci, ma con il confronto, anche serrato, duro se necessario, fra visioni diverse di partito e di società. Non so perché ha fatto questa scelta, certo prendo atto che ha rinunciato, adeguandosi a questi nuovi rinnovatori, ha rinunciato ad esercitare quel ruolo guida che noi tutti gli avevamo riconosciuto. Onorevole Famiglietti, anche Renziani fanno quadrato intorno al nome di Carmine De Blasio. Sì, anche perché anche Carmine De Blasio è renziano, nel senso che Carmine è stato uno dei primi, diciamo così, franceschiniani ad Avellino ad annunciare già prima dell'estate, credo, che avrebbe votato Renzi nel caso in cui si fosse fatto il congresso. Ora che siamo vicini a questo congresso è normale che facciamo quadrato, è normale che, come dice Matteo Renzi, non abbiamo bisogno di chi sale sul carro ma di chi spinge il carro. E quindi non è solo nella figura del segretario che si può vedere un rinnovamento, ma anche attraverso la squadra che il segretario poi avrà. E comunque Carmine De Blasio ha una grossa esperienza nel partito, ha svolto una funzione di presidente, quindi non è che ha avuto ruoli di gestione, mentre altri candidati alla segreteria provinciale erano vicepresidente e capo dell'organizzazione del partito. Quindi non vedo grossa discontinuità o rinnovamento in altri candidati.
Sì, e che ci fossero più proposte era immaginabile per un partito grande come quello del Partito Democratico e per l'abitudine ormai consolidata di un dibattito aperto senza protezioni particolari come invece accade altrove. Sono sue parole, ancora una volta lo ripeto, i presunti rinnovatori di questo partito hanno agito in realtà con logiche padronali. Si sta consumando una spaccatura nel partito? Ma non è una spaccatura, guardi, io dico solo che si è venuto a determinare una situazione nuova non per scelta mia, senza alcuna motivazione politica, perché io ad oggi non so qual è la motivazione politica, non mi possono parlare di discontinuità o di rinnovamento. Una opportunità questa del congresso di realizzare finalmente, di compiere finalmente una promessa che noi abbiamo fatto ai nostri elettori, agli elettori di centrosinistra già da qualche anno quando abbiamo parlato della realizzazione di un grande progetto riformista del nostro paese. Ci tocca farlo adesso qui in Irpinia come nel resto dell'Italia. Più che un congresso è una vera e propria resa dei conti. A via Tagliamento la tensione, se possibile, continua a salire. A gettare nuova benzina sul fuoco è Tony Ricciardi, candidato dei sindaci dell'Alta Irpinia e referente dell'area Marino, che si fa portavoce di una nuova vibrante denuncia. Abbiamo l'impressione che qualcuno voglia truccare il buon esito di questo congresso. A chi? Speriamo, io confido molto che questi giorni di campagna congressuale possano servire ad ascoltare quello che c'è da dire da parte nostra, dei candidati, le idee, i contenuti che possano interessare i cittadini, possano convincere gli iscritti a scegliere bene la proposta vincente per il congresso. Diciamo pure che per qualche signore delle tessere pensa che per imbottire ancora ulteriormente il carnet della cacciagione delle tessere ha bisogno ancora di un altro 6-7 giorni di tempo. E verosimilmente questa è la pura e semplice verità. No, non nasce la corrente di Caterina Lì, nasce un impegno nuovo di Caterina Lengua, se vuole anche più forte, con più vigore, perché come le dicevo poc'anzi non dovrò districarmi tra equilibrismi o altro, io sarò più impegnata di prima. Onorevole Famiglietti, parto da lei dopo il filmato che l'ottima collega Maria Stanco in cui ha cercato di racchiudere un po' tutto quanto quello che è venuto fuori negli ultimi giorni. Ovviamente su tutti c'è stato lo sfogo di Caterina Lengua che in parte qualcuno giudica rientrato, qualcun altro gli ha risposto. Lei come lo vede? Caterina Lengua, che forse lei è il maggior colpevole della mancata candidatura della Lengua per tentare di arrivare ad un accordo con i renziani e con altri gruppi si è sacrificata per far spazio a De Blasio. È così, come giudica questa cosa e soprattutto lo sfogo di Caterina Lengua arrivato nei giorni scorsi? Devo dire che lo sfogo di Caterina Lengua mi sembra eccessivo e poi mi si attribuisce un ruolo che sinceramente non ho avuto. Semplicemente, come ho cercato di spiegare anche nella conferenza stampa di presentazione della candidatura di De Blasio e come ho spiegato del resto ai comitati Renzi che io avevo incontrato già due giorni prima dell'ufficializzazione della candidatura di De Blasio, stava maturando una convergenza di aree sul nome di Carmine De Blasio. E credo che allo stesso modo probabilmente anche l'area Franceschini di Avellino avrebbe potuto forse spiegare meglio quello che stava succedendo. Enzo Venezia dice che loro ne avevano già discusso con Caterina. Caterina dice che lei non aveva saputo nulla fino all'ultimo momento. Io ora non voglio entrare in dinamiche interne all'area che fa capo, al senatore De Luca. Posso semplicemente dire che il congresso di Avellino ovviamente non può essere staccato rispetto a quello che sta succedendo a livello nazionale. Sicuramente degli equivoci si sono creati perché a livello nazionale si tenta fino all'ultimo di imbrigliare la corsa di Matteo Renzi verso la segreteria. Mentre l'altra volta, nel precedente congresso, e mentre da statuto noi dobbiamo fare il congresso nazionale contestualmente ai congressi regionali e locali e quindi in un'unica filiera, questa volta si è anteposto il congresso provinciale a quello nazionale. Si è detto anche che il congresso provinciale deve essere, il candidato alla segreteria provinciale non può dire manifestamente che è collegato alla candidatura nazionale, che è una cosa abbastanza assurda perché noi non dobbiamo perdere di vista quello che stiamo facendo a livello nazionale come PD. Siamo di fronte ad un congresso che dovrà segnare una discussione su quella che è la nostra linea politica ed in particolare la candidatura di Matteo Renzi vuole
vuole imporre un nuovo modo, vuole affermare un nuovo modo di Partito Democratico, un nuovo modello di Partito Democratico lontano rispetto al modello che abbiamo avuto sino ad oggi. Quindi un Partito Democratico moderno, riformista, plurale. E ovviamente per evitare che nella convenzione di novembre, laddove saranno gli iscritti, i delegati degli iscritti a votare il segretario nazionale, per evitare che accada quello che si augura, diciamo, la parte bersaniana del partito, cioè che Renzi esca ridimensionato all'interno del partito, c'è l'esigenza da parte dei sostenitori di Matteo Renzi di stringere a livello locale degli accordi che siano diciamo, di buon auspicio per la vittoria di Renzi a livello nazionale. E quindi, siccome l'area Franceschini sostiene Renzi apertamente, si è cercato di avere una convergenza sin dal primo turno, perché questo congresso provinciale si giocherà in due fasi. Se nessun candidato alla segreteria raggiunge il 51%, poi verrà eletto in assemblea. Certo. Quindi abbiamo ritenuto inutile arrivare ad uno scontro con l'area Franceschini nella prima fase per poi ritrovarci a convergere nella seconda fase. Ovviamente si immagina che questo correntone, sì, possa portare al 51% al primo turno. Ma è chiaro che l'auspicio è questo, anche perché ci sta, diciamo, larga parte del partito, cioè c'è l'area Letta, c'è l'area di Rosetta D'Amelio, e quindi diciamo che la volontà principale è quella di dare una stabilità a questo partito e un'impronta riformista. E poi affermare un rinnovamento che ci sarà sicuramente anche attraverso gli uomini che sosterranno De Blasio, attraverso i candidati, attraverso, diciamo, speriamo il prossimo esecutivo, la prossima direzione provinciale, ma soprattutto il mio è un auspicio di rinnovamento nei metodi, e qui ho avuto modo di parlarne con De Blasio, con lo stesso senatore De Luca. È chiaro che il partito deve superare una modalità di gestione discutibile che c'è stata nel passato, ma per quanto riguarda Caterina Lingua non c'è nessun problema di carattere personale, ma è ovvio che a livello, diciamo, nazionale è stata posta da parte nostra la richiesta di un minimo di discontinuità che l'area Franceschina ha individuato nella sostituzione di Lingua col presidente De Blasio, che già nella precedente assemblea, laddove io ero candidato a segretario provinciale, comunque tutti riconoscemmo a De Blasio diciamo, l'autorevolezza di ricoprire, certo, il ruolo di presidente, per cui non è stata mai messa in discussione la fiducia in Carmine De Blasio, così come anche in Caterina Lingua non c'è, lo ripeto, nulla di personale. Probabilmente Caterina in questa fase sta pagando la sua scarsa esperienza politica, nel senso che le sta facendo una questione personale, ma sicuramente avrà modo di affermarsi successivamente in altri contesti politici, in altre competizioni che ci saranno in futuro. E diciamo, nessuno vuole negare la sua grande abnegazione, ci ha messo insomma, un grosso sacrificio personale per portare avanti il suo mandato di segretario. Però, Caterina Lingua. Però diciamo, sicuramente diciamo, non tutto quello che è stato fatto, diciamo, è stato secondo me positivo, e comunque c'era bisogno, siccome c'era una nuova maggioranza congressuale che si andava diciamo, delineando, c'era bisogno di un minimo di discontinuità. Ripeto, è stata poi una scelta dell'area Franceschini individuare il nome del candidato segretario, così come in altre parti d'Italia è magari la componente renziana che individua il candidato segretario, ma credo che in politica sia abbastanza normale questo. Franco Vittoria, lei ovviamente è lontano dall'area franceschiniana, lontano dal gruppo che sostiene De Blasio, essendo ovviamente a sostegno della candidatura di Toni Ricciardi. Qualcuno parla di un allontanamento della Lingua, dalla corrente franceschiniana alla Lingua, che potrebbe convergere nella vostra area. È così? Che ne pensa di quello che è successo negli ultimi giorni, di questo sfogo per certi versi clamoroso della segretaria uscente? Ma io vorrei dire solo una cosa. Già il fatto che noi ragioniamo di correnti di franceschiniani è una liturgia oramai che appartiene al secolo scorso, perché diciamo, penso che potrebbero capirci poco chi ci ascolta. Il tema vero, insomma, l'onorevole Famiglietti l'ha spiegato per certi versi, è se noi facciamo un congresso provinciale che riguarda l'Irpinia o facciamo un congresso provinciale che riguardi Roma. Ma lo dico dal punto di vista politico, perché insomma c'è un tema grande quanto una casa. Luigi ha fatto 15 giorni fa un'intervista sul Corriere dell'Irpinia dicendo, giustamente, noi dobbiamo fare in modo che all'interno del Partito Democratico la Lingua, De Blasio e De Luca incominciano a porsi il problema che una stagione è terminata, la dico così. Certo. È ovvio
che adesso le cose che dice Luigi, che fanno anche chiarezza, c'è un tentativo di dire l'accordo provinciale sulla segreteria provinciale di Avellino serve anche a dare forza a Renzi. È un ragionamento legittimo, però questo ci deve far comprendere bene che per la seconda volta, lui, il tentativo del senatore De Luca è stato fatto già 4 anni fa con la raccolta delle firme per, diciamo, decapitare un segretario. Stando alla conferenza stampa che ha fatto la segretaria provinciale, ci ha detto che la decapitazione era stata preparata all'insaputa della stessa. Famiglietti fa un ragionamento che va nella direzione di dire: io faccio e porto mulino al mio bacino, porto acqua al mio mulino. Ma la vicenda dei franceschiniani, se così li vogliamo ancora continuare a chiamare, è una vicenda che crea, diciamo, difficoltà di approccio. Qui non si tratta di eleggere il segretario provinciale con le correnti, si tratta se noi eleggiamo un segretario provinciale che incomincia a parlare alle comunità irpine. Per cui ancora una volta, se diciamo questa sera è possibile ragionare, noi facciamo un congresso provinciale tutto all'interno delle stanze di via Tagliamento, cioè un congresso che non parla di questioni. Noi non ragioniamo degli invisibili, non ragioniamo delle nuove umanità, non ragioniamo delle libertà, non ragioniamo delle migrazioni, non ragioniamo quale modello industriale vogliamo mettere in campo in questa provincia. E la candidatura, quella che abbiamo messo in campo noi con Toni Ricciardi, abbiamo fatto precedere da un manifesto dicendo quale modello di partito vogliamo mettere in campo. Io mi fa piacere con Luigi, ma è possibile che io legga che da Arturo Iannaccone a Enzo Venezia a Enzo De Luca questi che si dichiarano per Renzi sono quelli che vogliono rottamare e rinnovare in questa provincia? Allora noi ci dobbiamo chiedere bene se il modello Renzi, che io ho letto stamattina sul Corriere della Sera, corrisponde poi se a questi personaggi, con grande rispetto, c'è l'idea di rinnovare e innovare. Mi pare che però, stando a come hanno messo in piedi fino adesso, diciamo, il modello di gestione, non c'è l'idea. Resta, diciamo, un PD ancora dai vecchi schemi? No, io credo che invece noi dovremmo mettere in campo, diciamo, un'idea di PD largo che includa chi come Silvio Sarno è una risorsa e chi come Luigi Famiglietti è un'altra risorsa, poi nella diversità delle postazioni, diversità delle idee, ma tutti nella comunanza. Invece vedo che c'è il tentativo da parte di questi signori di fare un PD che esclude. Noi non possiamo permetterci anche in questa provincia di fare un PD che esclude. Noi dovremmo fare un Partito Democratico che include. Poi è ovvio, il mio amico Goffredo Bettini, che è molto vicino a Matteo Renzi, fin quando l'innovazione è rappresentata da Luigi Famiglietti o da Silvio Sarno, io dico che è una bella scommessa. Ma quando in provincia di Avellino la scommessa dell'innovazione se l'attesta Enzo Venezia, Arturo Iannaccone, Enzo De Luca, mi pare che di innovazione non ci sia nulla. E così anche sulla questione delle candidature. Faccio un passaggio e chiudo. Ma se il candidato di questo grande correntone, che è De Blasio, è stato presidente del partito e ha avuto a che fare con la gestione di questo partito, perché c'è un fatto, Luigi Famiglietti 4 anni fa era candidato contro Caterina Lengua, c'era un'altra postazione, no? De Blasio poi, insomma, De Blasio poi... Caterina è stata eletta grazie ai voti di Franco. No, non solo grazie a me, perché anche all'epoca immaginavo che l'idea, dopo aver parlato con te, affriggendo, e avevo detto che secondo me dovevi fare il segretario provinciale, c'è stata una grande capacità di dire: dobbiamo cercare una nativa democratica come Caterina Lengua. Per cui io ho subito quell'affronto della decapitazione. Ma oggi si ritrova nella stessa corrente, dalla stessa parte di Caterina Lengua? Voterete lo stesso segretario?
Io non lo so cosa fa Caterina Lengua, perché io immagino soltanto che noi facciamo un congresso dove ragioniamo meno di correnti e più di questioni di questa provincia. Dopo di ciò, siccome questo congresso è chi sta dalla parte della conservazione, e sicuramente non è né Famiglietti né Silvio Sarno, e chi sta dalla parte dell'innovazione, sicuramente però non è né De Luca né Arturo Iannaccone né tantomeno Enzo Venezia. Certo. Stamattina le dico una cosa veloce, l'intervista fatta dal senatore De Luca, che chiarisce ancora una volta che c'è una promessa per la segretaria provinciale uscente, per cui dice noi la recuperiamo, anche su questo. Oltre a una caduta di stile, c'è anche una caduta valoriale. La promessa di una candidatura alle prossime elezioni. Ma dico, ammesso che c'è un fatto, politicamente è possibile costruire un partito democratico che si regga sul merito, per cui ognuno si conquista le cose sul campo e non perché c'è un padrone che indica chi è l'erede? Questo credo che è la differenza che dobbiamo mettere in campo in questo tempo. E io mi auguro chi come l'onorevole Famiglietti, chi come Silvio Sarno, insomma, possano percepire che creare un correntone in questo momento serve probabilmente a fare la partita, ma non a governare i processi che questa provincia ha bisogno. Presidente Sarno, Vittoria l'ha chiamata in causa già più volte. Lei è uno di quelli che da tempo è vicino al Partito Democratico, le hanno affibbiato una possibile candidatura alla Camera dei Deputati, al Parlamento, che poi non è arrivata, hanno parlato di lei come possibile segretario provinciale, ma neanche questa candidatura c'è stata. Dall'esterno, perché sta ancora all'esterno, come vede questo partito? È un partito conservatore, come dice Vittoria, o è un partito che davvero guarda all'innovazione e punta all'innovazione, come dice Famiglietti invece? Bene, non mi hanno affibbiato le candidature né me ne hanno mai proposte o offerte direttamente. Quando è stato possibile ho chiarito il mio pensiero, ma non mi posso più dire parte fuori campo. Non mi posso e non voglio sottrarmi al dibattito puntuale, però devo anche confermare che non mi appassiona discutere nel merito di chi vota chi per cosa, perché sono abituato, e qua dico da cittadino, a contare il mio voto e non a contare il voto delle cosiddette truppe. Quindi anche la domanda piuttosto perniciosa a Franco Vittoria sul se Caterina Lengua vota o meno per il suo candidato mi fa ridere. Ormai innanzitutto si parla solo di questo ultimamente. Lo so, però mi fa ridere innanzitutto perché non so se Tony Ricciardi sia il candidato di Franco Vittoria o se è uno dei candidati alla segreteria del partito e quindi di tutti. E mi fa ridere pure perché Caterina Lengua può contare sul suo voto, immagino, e quindi poco importerebbe a chiunque questa sera, non so, i nostri telespettatori, quanto possano comprendere fino in fondo i temi del dibattito. Posso però sottoscrivere le cose che ho sentito dai miei amici, sia Franco che Luigi, le posso sottoscrivere perché pur nelle differenze, pur nelle puntualizzazioni, pur nel contesto generale, fanno comunque emergere un'esigenza, che è quella che il partito di riferimento di questa provincia, in qualche modo, io dico, del nostro paese, incomincia a pensare alle comunità, incomincia a pensare ai territori, incomincia a pensare al noi in maniera un poco più ampia e non lo faccia pensando al se stesso. In questo io accolgo la sfida che mi viene lanciata in qualche modo da più parti, non soltanto da Franco Vittoria, più che a sostenere un candidato o l'altro, a sostenere un'idea, e quindi chiunque sarà il segretario del partito a livello provinciale, proporre pacchetti di idee per costruire un modello che veda al centro le esigenze, che veda al centro le soluzioni eventualmente da offrire agli amministratori, quando sono gli amministratori a chiederle, ma gli amministratori non le chiedono per se stessi, perché il Partito Democratico, come tutti i partiti politici, non è un contenitore autoreferenziale nel quale tutto si discute all'interno e tutto si risolve all'interno. Ha uomini, donne, giovani e meno che vi partecipano in maniera democratica e vi partecipano perché non solo il dibattito politico ma quello sociale possa elevarsi.
E allora ecco che è un dato di fatto che da quando si è aperta la campagna congressuale con le presentazioni dei candidati si è parlato della lingua, di De Luca, di Venezia che ha scritto alla lettera, ma di questioni a cui lei faceva riferimento, reali, concrete, della vita di ogni giorno, c'è stata poca discussione. È vero, questo mi rammarica, ma mi rammarica ancora di più leggere nei programmi di tutti i candidati questioni piuttosto scontate, anche perché vengono rappresentate all'interno. Io sono uno che è abituato per il lavoro che faccio, perché faccio l'imprenditore di mestiere, sono abituato a risolvere quindi i problemi, come dicevo prima, affrontandoli e guardandoli dove sono. Non faccio un ragionamento schematico, ma dico una cosa. Se noi vogliamo conquistare consensi all'esterno, dobbiamo dimostrare di essere bravi, decisi e soprattutto coesi all'interno. Per quanto la sfida è fatta anche di scontri duri, come diceva Todisco, io mi auguro che non sia fatta di scontri che siano lontani da quella che è l'ideologia del Partito Democratico, non più fondata sul democristiani e comunisti, ma fondata su quello che un minimo Franco accennava quando si è ricercata la Caterina Lingua quale segretaria di tutti. Si è cercato qualcuno, lo voglio dire in maniera più semplice, che non avesse un imprimatum precedente alla nascita del Partito Democratico e quindi qualcuno che, posso dire come me, si è tesserato col PD, ma l'ha fatto con la convinzione che quello è il proprio partito e non perché la mia famiglia avesse tradizioni democristiane. Insomma, il tema secondo me non è appassionante per i nostri telespettatori, solo per una ragione, perché sono questioni molto, lasciatemi dire, tecniche. È complesso poter dire che chi sta con Famiglietti non sta col PD solo perché sceglie alcune cose. È complesso poter spiegare che uno che vuole votare Renzi non può votare magari Ricciardi perché lo ritrova essere il candidato migliore per se stesso. E quando parlo di chi, non parlo dei cittadini, parlo di quelli che sono deputati a poter votare il segretario provinciale. E quindi parlo dei cittadini tesserati però col Partito Democratico. Quindi sto parlando, tornando all'azienda, all'esempio dell'azienda, a chi all'interno deve decidere le cose, però ne parla all'esterno. Certo. Ne parla nel posto sbagliato. Il dibattito interno è quello che manca, secondo me, ed è la ragione per la quale il mio impegno in politica nasce dalle associazioni, quindi nasce da contenitori, se vogliamo, paralleli, che non sono sostitutivi, ma sono o dovrebbero essere integrativi del dibattito politico. Quindi io non mi intesto nessuna corrente, non mi approprio di ragionamenti che vanno al di là di quelle che sono le mie capacità e le mie possibilità, e dico a tutti i candidati di iniziare a fare per i giorni che mancano una campagna elettorale di contenuti guardando all'Irpinia che andranno a rappresentare all'interno del più grande partito della provincia. Certo. Noi ci avviamo alla conclusione della prima parte, al termine della quale saluteremo anche l'onorevole Luigi Famiglietti, che purtroppo ci deve lasciare un po' prima per impegni istituzionali. Volevo concludere però col segretario della UIL che ancora non ho chiamato in causa, segretario o commissario innanzitutto, capiamoci. Della UIL, facciamo così. Della UIL, va benissimo. Luigi Simeone, abbiamo parlato dall'interno del Partito Democratico, tra parentesi abbiamo invitato anche Antonia Ruggero che doveva essere qui con noi, poi purtroppo all'ultimo momento ha avuto difficoltà logistiche e quindi non è potuta essere presente stasera qui con noi. Dall'esterno questo partito è un partito capace di parlare ai lavoratori, ai cittadini, alle comunità? È un partito che può rappresentare il futuro dell'Irpinia, della Campania e perché no anche del paese? O c'è bisogno di altro? Da sindacalista piuttosto che da cittadino, che suggerimenti darebbe oggi? No, per l'amor di Dio, suggerimenti è sempre un po' complicato, voglio dire, offrirne anche perché dal nostro punto di osservazione, voglio dire, la situazione è molto più drammatica di quello che possa essere la legittima discussione all'interno di un partito. Intanto è da dire che almeno nel Partito Democratico si discute, mentre in altre parti ci si divide su elementi e discrimini completamente diversi da questo. Penso che la discussione che c'è in un partito, ma in un qualsiasi movimento che associa persone
all'alba, voglio dire, di un congresso, per la verità si somiglia sempre tanto, no? Perché mi sembra del tutto legittimo che si creino delle convergenze, e più delle volte anche all'interno di qualunque discussione, quando queste convergenze per modo o per forma comunque tengono fuori da questo agglomerato, da questo che si determina, è chiaro che quelli che stanno all'esterno gridano sempre un po', voglio dire, allo scandalo, ma questo fa parte un po' delle cose, quindi non penso che ci sia granché, voglio dire, da poter recriminare su questo. Mi sembra che sia la logica un po' anche dei corsi e dei ricorsi che si ripresentano. Il Partito Democratico penso che stia vivendo una fase molto importante al suo interno di rivisitazione, di riassetto, ma la stessa evoluzione anche di Renzi, che sostanzialmente ormai per molti osservatori esterni, anche più o meno distratti, lo vedono come la genesi nuova di questo partito e forse della sinistra. Noi per anni abbiamo un po' guardato anche all'Europa, e penso che anche questo congresso del Partito Democratico necessariamente debba fare i conti con una cultura europea che probabilmente in questi periodi è stata un po' messa da parte, sapendo bene che non possiamo disinteressarci, perché la paghiamo cara. Certo. La verità che noi vediamo, poi ci auguriamo, ma sicuramente sarà così, perché passati il momento in cui probabilmente anche molti lavoratori della UIL, iscritti alla UIL, ma lavoratori indipendentemente dal sindacato, saranno chiamati a esprimersi anche in questi giorni, è chiaro che vorranno necessariamente, ma non potrà essere così, che sentire, voglio dire, che cosa noi ci aspettiamo, che cosa il PD come forza, voglio dire, di governo, e come unica forza di governo, insomma. Anche l'altro giorno il Vade, che doveva guidare l'Italia in Europa, si è dimesso perché all'interno del partito che aveva costruito ha capito che probabilmente una cosa è essere nominato da qualcuno, altro è gestire delle questioni. Uno dei discrimini che secondo me condiziona anche la natura del dibattito politico nei partiti è la legge elettorale, perché probabilmente se noi arriveremo, mi auguro che arriveremo a breve, una legge elettorale che dia riscontro effettivo all'idea che uno rappresenta e al consenso che su questa idea lui può aggregare nei momenti anche elettorali, probabilmente anche la selezione del gruppo dirigente dei partiti sarà meno familiare, meno, voglio dire, fatta di protettorati e più di partecipazione attiva. Oggi viene meno quello che nella storia è stata la caratterizzazione della politica negli anni. Io penso che siamo riusciti a sfruttarla male, però l'elemento con cui la politica ha discusso con il territorio è quante risorse drenava a Roma a favore del territorio. Ora purtroppo questa cosa non è un'incapacità dell'attuale gruppo dirigente, è che è finita una storia, cioè questo discrimine non c'è. Il più conservatore o più riformista dei nostri deputati o senatori che va a Roma non è nelle condizioni di drenare risorse e portarle qua perché è bravo o meno, perché ci sono una serie di valutazioni che sfuggono a questo. Ecco, questo è venuto meno, se è venuto meno questo, quello che potrà fare la differenza in politica o nella gestione del territorio è l'idea che si ha, è l'idea che si vuole offrire alla cittadinanza. E questo penso che anche all'interno del Partito Democratico, d'accordo con chi diceva che probabilmente qualcuno potrebbe anche non capirci, se continuiamo a pensare chi sta con chi, il problema è che cosa noi poniamo, sapendo bene che una storia è finita, legittima, probabilmente anche strumentalmente utile ad alcuni territori, però adesso non si è, ma non per incapacità politica, perché lo strumento con cui ci relazioniamo col governo centrale e con l'Europa è completamente cambiato. Certo. Noi di questo ne siamo consapevoli e probabilmente noi del sindacato non riusciamo forse ancora a creare la giusta attenzione su questo, e questo è probabilmente un limite anche della nostra sollecitazione alla politica, perché è arrivato il momento di dire che cosa vogliamo fare sul serio per il PIN, sapendo bene che nessuno ci tirerà fuori dal deserto in cui siamo finiti, e dove negli ultimi 2 anni noi viviamo una... i dati Svimez di questi ore. Sì, ne parleremo tra un attimo. Cioè noi viviamo una disattenzione al sud, e il ministro attuale, voglio dire, è un campione olimpico su questo. Tutto quello che riguarda sotto Roma, per lui, voglio dire, è una cosa che non degna di attenzione. Noi oggi dobbiamo registrare che negli ultimi 3 anni abbiamo avuto meno 500 milioni di sostegno all'impresa, a favore di più 150 milioni per il centro-nord. Questo è lo stato del meridione d'Italia, e noi qua in Pina ne sappiamo qualcosa. Certo.
Onorevole Famiglietti, prima di lasciarla andare, certo, le volevo fare un'altra domanda. Parlavamo del Partito Democratico, un Partito Democratico che per certi versi appare incapace di tirarsi fuori dalle sue stanze, di parlare alla gente, dei problemi della gente. Si riuscirà a farlo soprattutto in Irpinia? Il partito riuscirà a non farsi più del male da solo, come più volte è capitato negli ultimi tempi? Sì, io sono molto fiducioso innanzitutto nel congresso nazionale del Partito Democratico. Io sono fiducioso molto nella capacità che avrà Matteo Renzi di cambiare radicalmente l'impostazione del Partito Democratico, avvicinarlo ai territori, rendere protagonisti i sindaci, avvicinarlo al mondo dell'impresa, al mondo del sindacato, dei lavoratori, insomma fare in modo che il Partito Democratico sia finalmente quel partito che è nato, diciamo, nella testa di Prodi, poi illustrato da Veltroni a Lingotto, non è mai diventato tale. Insomma, un partito aperto, e se ci sarà questa svolta a livello nazionale, a cascata ci sarà anche sui territori. Non possiamo pensare ad un partito che sia lontano da quella che è l'impostazione nazionale, ma è chiaro che ci vuole uno sforzo massimo anche ad Avellino da parte di tutti i dirigenti provinciali. Innanzitutto, come diceva anche Silvio Sarno, diceva una cosa molto intelligente, cioè nel senso che il partito va gestito come se fosse un'azienda, ma anche, diciamo, la più comune delle famiglie, nel senso che la discussione va fatta, deve essere aspra, ma va fatta nelle sedi deputate. Noi abbiamo avuto il partito negli ultimi anni dove le direzioni provinciali erano rarissime, le riunioni dell'esecutivo non c'erano quasi, quindi insomma c'è bisogno che ai luoghi preposti venga ridata la dignità, e quindi la discussione venga affrontata all'interno e poi venga portata all'esterno. L'Irpinia ha bisogno di una guida, ha bisogno di proposte, ha bisogno di maggiore coesione, e poi ovviamente Simeone diceva bene, il ruolo del politico oggi è totalmente cambiato rispetto al passato, e fortunatamente, dico io, perché il fatto che prima i parlamentari potessero drenare delle risorse per il Mezzogiorno poi significava anche fare clientela sostanzialmente. Oggi il ruolo del parlamentare, il ruolo di una classe dirigente in provincia di Avellino si deve delineare per la capacità di proposta, di programmazione, di intercettare i fondi europei, di collocare l'Irpinia in un contesto più ampio, e anche il Mezzogiorno, perché i dati Svimez di ieri dimostrano che c'è una cesura sempre più forte tra nord e sud del paese. Certo. E oggi il Partito Democratico e anche Matteo Renzi paga uno scotto su questo fronte, deve rimettere al centro dell'agenda politica il Mezzogiorno con modalità diverse rispetto al passato, ma bisogna dire una volta per tutte che, come è accaduto in Germania dopo la riunificazione, bisogna puntare sulla parte debole del paese, ovviamente con modalità totalmente diverse rispetto alle modalità, diciamo, degli anni Ottanta. Bisogna puntare sul Mezzogiorno per far crescere l'economia italiana. Questa è la sfida più grande che aspetta il nostro paese, che aspetta anche il nostro partito nei prossimi anni. Grazie all'onorevole Luigi Famiglietti, che ci lascia adesso al termine della prima parte della nostra trasmissione. Noi però ci rivediamo qui tra qualche minuto. Prima un attimo di pubblicità, ma rimanete su Media 3.